Il video che forse andremo a vedere è l'esperimento di Stanford. È un esperimento dove vengono presi 24 studenti con delle caratteristiche di carattere mite e vengono divisi in due gruppi sociali. Un gruppo sarà il gruppo dei carcerieri e un gruppo sarà quello dei carcerati. E ci sono delle dinamiche psicologiche che fanno molta paura all'interno. L'esperimento di Stanford è uno degli esperimenti psicologici più inquietanti e controversi che siano mai stati realizzati. L'esperimento nel corso degli anni è stato duramente criticato, ma per alcuni ha avuto il merito di svelare una parte oscura dell'animo umano. Nel 1971 un team di ricercatori, diretto dal professor Philip Zimbardo dell'Università di Stanford, ha selezionato tramite un annuncio su un quotidiano 24 studenti universitari. Gli studenti erano tutti maschi, appartenevano al ceto medio e avevano un'indole docile ed equilibrata, lontana da qualsiasi tendenza alla violenza. Ciao Greve, sì! Si svolse nel seminterrato dell'università che per l'occasione... Allora, quindi proviamo a contestualizzare. 24 studenti universitari maschi con un'indole di tendenza pacata, apparentemente pacata. Quindi non stiamo parlando di far diventare carcerieri persone che magari possono aver vissuto magari l'ambiente carcerario da carcerati e quindi magari poter avere anche una rabbia dietro questa cosa. Fu trasformato in una sorta di carcere con delle vere e proprie celle. Il professore divise i 24 ragazzi in due gruppi. Il primo gruppo avrebbe interpretato il ruolo di prigioniero, il secondo gruppo invece quello di secondino. I nomi furono aboliti, i prigionieri venivano identificati con un numero stampato sulla tuta. Al gruppo delle guardie fu... Allora, guardate un po' una cosa, ascoltate bene, guardate la struttura per uscire, per deumanizzare qualcuno. Prendo un essere umano, gli levo il proprio nome e gli do un numero. Che cosa significa psicologicamente e socialmente una cosa del genere? Significa togliere un'identità, dare un'identità che è totalmente asettica, fredda, e levare quell'identità che ti porta all'essere umano. E quindi ti toglie proprio, grazie Alex. Quindi ci si va a levare proprio quell'essere umano, quella parte umana. Quindi io ti do la parvenza di essere una persona con un'identità ben definita, ben stabile, ben scritta, ma allo stesso tempo sei un numero qualsiasi, un agglomerato di numeri che non vale nulla. Quindi tutte le tue qualità, la percezione del mondo, i tuoi vari talenti non contano più nulla, perché tu non sei nulla, sei quel numero lì. Sei 2093. Aspettate, voi lo vedete un po'... Manganello e delle manette. Inoltre hai i ragazzi chippato sulla tuta. Il secondo gruppo invece è quello di secondino. I nomi furono aboliti. I prigionieri venivano identificati con un numero stampato sulla tuta. Al gruppo delle guardie fu invece data una divisa, un manganello e delle manette. Inoltre, ai ragazzi che interpretavano il ruolo di secondini, fu detto di indossare degli occhiali da sole a specchio, in modo che i prigionieri non potessero guardarli negli occhi. Quindi vado a levare una delle cose... che nella cultura generale, provate a immaginare pure la frase, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Io riesco a guardarti dentro e guardare questa cosa mi può far comprendere determinate cose. La tua forza, la tua austerità, la tua profondità. Provate a immaginare quando facciamo gli esperimenti di crime. Ciao, sono scemo tanto. Quando vediamo la roba di crime, di quanto le persone, se ci fate caso per chi... di quanto le persone dicano... Guardavo quello lì che considerano un santone, un profeta, soprattutto nell'ambito delle sette, e sembrava potesse leggerti dentro, io me lo sentivo dentro. Questa cosa ti porta a... ti cambia totalmente, no? Perché tu immagini, ci vedi, c'ho qualcuno che mi sta prendendo dentro. Senza avere quella potenza dello sguardo, quell'ipnosi dello sguardo, è molto difficile. Anche a scuola, semplicemente quando viene chiamato per cognome dei prof, fa un altro effetto di quando ti chiamano per nome. Il cognome è collettivo, il nome è solo tuo. Ci sta, mi piace come esempio, sono d'accordo. Ai carcerati furono date una serie precisa di regole e comportamenti. Compito delle guardie era quello di vigilare affinché i prigionieri le rispettassero alla lettera. Dopo appena un paio di giorni dall'inizio, si verificarono i primi episodi di violenza. Il gruppo di prigionieri si mostrava sempre meno incline a rispettare le regole. Rifiutavano le tute e si ribellavano agli ordini delle guardie.
Per sedare i disordini e rompere il legame di solidarietà che legava i ragazzi che interpretavano i prigionieri, le guardie incominciarono a intimidirli e umiliarli. Allora, questa è una dinamica psicologica molto importante. La rottura della solidarietà di un gruppo sociale, che poi è quello che è successo per esempio, ritorniamo sempre nei campi di concentramento, nei gulag, in altri posti, insomma, di deportazione. Che succede? Che c'è un agglomerato di persone che si unisce e che si trova nella parte degli sconfitti. Provate a immaginare, quando vediamo un film vediamo che c'è un cattivo e un buono, e il buono riceve, buono quella che viene fatto apparire come buono, riceve dei soprusi, tendiamo a fare il tifo, poi non tutti, però di tendenza c'è questa cosa di empatizzare con chi sta subendo un sopruso, ok? Quindi delle persone che si trovano, ciao Anna, si trovano all'interno del sopruso, che cosa fanno? Creeranno una rete sociale per cercare di sovvertire questa regola, per creare un effetto branco che vada, siccome di solito i detenuti sono più delle guardie, che vada a sovvertire questo tipo di schema. Quindi che succede? Succede che loro utilizzano questa cosa, queste modalità delle punizioni, dell'isolamento e della violenza per disgregare questa solidarietà, perché il mio punto di vista non è più quello di uscire tutti insieme, ma di sopravvivere a un qualcosa di questo genere. E quindi in più qui c'è un'altra variabile che è importante, è che non è reale quello che sto vivendo, quindi voi non potete trattarmi in un certo modo, non farò questa cosa, non interpreterò questo personaggio, perché io non sono realmente un carcerato e tu non sei né realmente un carceriere, quindi non sto vivendo una dinamica sociale reale, quindi vaffanculo, questa cosa non me la fai. Quindi come posso piegarla? Attraverso la violenza. Perché si va a formare una divisione sociale dove un gruppo ha più potere sull'altro e la forza di un gruppo più potente è sopraffare il gruppo debole. È la morale servo padrone, non è proprio servo padrone, non è sempre servo padrone, perché in questo caso non c'è qualcuno che è servile, c'è qualcuno che è totalmente soggiogato a un altro. Non il rapporto servo padrone tante volte dipende dal dover sopravvivere. Per esempio, tu sei il mio padrone, mi dai dei soldi, io devo far sopravvivere la mia famiglia, accetto un compromesso. Una volta uscito dal tuo ambito lavorativo, io posso rivivere la mia vita. In questo caso si tratta proprio di persone che sono completamente assoggettate ad altre persone. Quindi 24 ore su 24 tu perdi te stesso. I ribelli furono obbligati a cantare canzoni oscene. Furono obbligati a defecare in secchi che poi dovevano ripulire con le loro stesse mani. Il quinto giorno dall'inizio dell'esperimento, i prigionieri tentarono una fuga, che solo a fatica fu fermata dalle guardie e dallo stesso team di ricerca incaricato di supervisionare l'esperimento. Dopo pochi giorni, guardate che cosa sta succedendo, addirittura pensano alla fuga. E sono dovuti intervenire anche i ricercatori per sedare tutto quanto. Vi rendete conto? E stiamo parlando di poco tempo. Comunque, la ribellione del gruppo debole sottomesso c'è perché i componenti di quel gruppo hanno vissuto una parte della vita dove sono stati liberi. Immaginiamo invece delle generazioni che nascono in un contesto sociale del genere. Lì viene meno anche la ribellione. Penso tipo al Nord Corea. In realtà non è detto, Lord, che sta cosa avvenga. Perché se il comportamento di persone che sanno che esiste... Allora, se queste persone vivono in un ambiente sociale chiuso che non gli fa arrivare informazioni dall'esterno, potrebbe essere, ma in realtà il fatto di essere bloccati da alcune mura può portare questo gruppo sociale a voler vedere quello che c'è fuori. Quindi non è più il senso di libertà, ma il senso di conoscere quello che c'è fuori. Io non sono solo questo. Se ci pensate, succede pure con gli animali, no? Io, per esempio, ho un gatto che è cresciuto in casa. Che però a volte, nonostante lui abbia una paura fottuta, se io apro la porta lui esce fuori, poi rientra subito. Ma questo senso di volere scoprire il mondo che c'è intorno, quello che c'è, può spingerti a questa cosa. E quindi puoi ribellarti, perché l'essere umano non può essere totalmente ingabbiato e controllato in un certo modo. A meno che non avvenga tramite il ricatto, la paura e tanta altra roba. Però a un certo punto ci sarà una rottura, come succede in tutti
poi gli stati, non è che magari si sta pure per 100 anni così, ma arriva un momento in cui c'è un cambio, un qualcosa che cambierà. Dopo il tentativo di fuga, il comportamento dei prigionieri incominciò a cambiare. Il legame di solidarietà reciproca che li aveva uniti nei primi giorni svanì. I prigionieri divennero passivi e rassegnati alla loro situazione. E alcuni ragazzi... Eccolo qui, vedete l'abituazione, l'adattamento. Vedete come l'essere umano poi si adatta a quel contesto sociale? Come per esempio è successo per il Covid. Lo stare chiusi in una maniera coatta ha portato in tantissime persone che magari in quel momento avevano una fragilità sia emotiva che strutturale molto presente, li ha portati ad adattarsi talmente tanto che adesso che c'è stata la riapertura è difficile rivivere la vita. Certo che esistono certe manipolazioni mentali che fanno un po' paura, sì. Io già dopo un giorno mi sentirei di ribellarmi. Un animo libero e una dignità che va oltre qualsiasi cosa. E lo so, Ernesto, però sai quella cosa? Vedi, inizialmente esce fuori questo, ma poi si tende all'appiattimento. È proprio una cosa umana. E le motivazioni che devono portarti ad uscire fuori fanno un po'... devono esserci delle condizioni di un certo tipo affinché poi ci sia questa ribellione costante. Sì, ma l'adattamento in quel caso deve venire da un'impossibilità di dire basta. Mi sembra assurdo che non hanno potuto dire io sta cosa non la voglio più fare. In realtà ti convinci di meritare determinate cose. Guardate che non è così facile, perché noi finché non la vivi non te rendi conto. Ma aspettate, vorrei un attimo andare avanti. Quindi quando venivano obbligati a fare cose umilianti non pensavano che fosse esagerato perché esperimento, ma perché umiliante di per sé. Sicuramente inizialmente c'hai questa cosa del pensare che sia un esperimento, Silvestro. Quindi io questa cosa è problematica perché sto facendo, è esagerata perché oh, è un esperimento, che cazzo mi è stata a fa. Però piano piano vedi, si abituano e si adattano a questo tipo di vita. Il contesto sociale li assorbe talmente tanto che da esperimento l'esperimento passa in secondo piano, ma è umiliante di per sé. Perché nel film mi pare che dicono che avrebbero ricevuto tutti i soldi e se uno si ritira nessuno prende ricompensa, il che aiuta le persone ad obbedire. Sì, ma indipendentemente da questo, è un po' il meccanismo Squid Game, Yormanno. Vengono prese in Squid Game perché ha avuto tanto successo? Perché vengono prese delle persone che non hanno nulla, che non hanno più nulla e che quindi l'incentivo economico li porta addirittura a uccidere altre persone, no? A entrare dentro questo schema. Poi però, come avete visto, se avete visto Squid Game, inizialmente rinunciano a questa cosa. Tante persone, ci sono persone che poi ritornano perché ne hanno bisogno. Questo perché? Perché viene totalmente la tua mente viene completamente abituata a vivere quel determinato ambito e ti sembra che sia fondamentale riuscire a portare avanti questa cosa. Quindi l'incentivo economico può essere inizialmente un qualcosa, una spinta. In realtà però poi se ci pensi, voglio dire, quanto te possono dare per un esperimento del genere? Non sono soldi che ti cambiano la vita. L'incentivo economico può essere una cosa su cui fa leva. La dimostrazione nasce anche da un'altra cosa. Provate ad immaginare anche dei lavoratori. Se in un posto di lavoro si sta male, si vive male, uno può andare avanti per tanti anni perché ne ha bisogno. E magari l'incentivo economico ti porta a resistere ancora di più. Ma ad un certo punto crollerai, perché il tuo fisico, tra il burnout, lo stress, una serie di cose, ti porterà al crollo. Quindi l'incentivo economico poi passerà in secondo piano, perché sei talmente distrutto che non te ne frega più un cazzo dei soldi. Tu vuoi semplicemente uscire da una situazione che ti sta distruggendo. Oppure ti adatti totalmente a questa cosa e pensi di meritare tutto ciò. E quindi i soprusi aumenteranno. Umiliare persone anche per esperimento è crudele, nessun carceriere si è rifiutato. No, perché è proprio questa la dinamica che fa paura e che spiega poi tante brutalità che vengono fatte da tanti carcerieri. È proprio questo, il fatto che questi hanno preso talmente alla lettera quello, ci arriveremo immagino adesso, ce lo spiegherà, hanno preso talmente alla lettera sta cosa che è successa, che diventano ancora più brutali di quello che dovevano essere e trattavano queste persone come degli escrementi. Cominciarono a sviluppare seri disturbi emotivi. Nonostante l'atteggiamento docile e remissivo dei prigionieri, le guardie continuarono con un atteggiamento vessatorio che in alcuni casi sfociò in veri e propri atteggiamenti di sadismo. Sentite che roba? Siamo arrivati a quello che stava dicendo Lord. Nonostante, allora che succede? L'animale, ciao Dayan, l'animale in gabbia
l'animale in gabbia. Questa cosa qui, nonostante, guardate un po', allora, il gruppo sociale viene distrutto, questi diventano passivi. Che succede che però? Che questo successo crea quello che in psicologia si chiama il condizionamento operante, un rinforzo positivo. Quindi questo comportamento mi ha portato a dei risultati, quindi lo aumenterò. Sentirò una soddisfazione grande per il successo e ho bisogno ancora di più di distruggere l'altro essere umano, arrivando quasi al sadismo. E questa è una cosa che spaventa totalmente, perché in base alla posizione sociale che viene data ci sono un gruppo di persone che aumenta la violenza e un gruppo di persone che invece diventa sempre più annichilito. E questo ci fa capire quanto noi esseri umani, chiaramente questa è un'estremizzazione, però quanto noi esseri umani siamo manipolabili. Ecco perché bisogna lavorare molto su se stessi e prendere sempre più strumenti per imparare a nuotare all'interno di questo mare così pericoloso. Ecco perché, per esempio, bisogna avere degli strumenti, bisogna parlare delle cose pure sotto un certo punto di vista. Noi, per esempio, avevo parlato di Armando Sparadise, quello che fa è molto bello, viene visto da tutti come un fenomeno comico e tutti fanno l'imitazione, tutti si ride. Noi però abbiamo rotto questo schema e ne abbiamo parlato, come dico, della sua parte umana e di come la mediaticità ti porti poi a essere masticato da altri esseri umani che si cibano di te. E quindi vedete come si rompe uno schema e quanto è importante avere degli strumenti per avere anche un'idea diversa. Perché io, se vedo il primo video che fa è molto bello, mi fa molto ridere a volte, perché quello là fa cazzo, lui fa sì, è molto bello, mi fa ridere, però non c'ho più questa cosa. Non c'ho più questa cosa del rido e basta al fenomeno mediatico, ma mi rendo conto che c'è anche una parte che è molto dolorosa dietro questa persona. E quindi gli strumenti mi stanno dando una percezione del mondo che è diversa e mi permettono eventualmente di incuriosirmi di più e di andare più nel profondo e comprendere altra roba. Ai prigionieri, i secondini, continuavano ad infliggere umiliazioni e punizioni, soltanto per il loro mero divertimento. Constatato che la situazione rischiava di andare ben oltre le intenzioni dei ricercatori, l'esperimento fu concluso prima del tempo. Secondo il professor Zimbardo, l'esperimento aveva dimostrato che anche un uomo docile, non incline alla violenza, se messo in una specifica situazione, può diventare uno spietato aguzzino. Ma cosa ha spinto dei semplici ragazzi a trasformarsi in sadici aguzzini? Secondo il professor Zimbardo, il sentirsi parte di un'istituzione e assumere un ruolo all'interno della stessa porterebbe gli individui a ritenere le regole dell'istituzione le uniche degne di essere rispettate. Ma non solo. Si innescherebbe un complesso psicologico in cui si perderebbe il senso di responsabilità personale e si perderebbe la consapevolezza delle proprie azioni. È un pochino quello che succede in molti casi nelle istanze della mente. Io vi dico sempre S io superio, no? S parte inconscia, quindi infinita, parte conscia che è l'io, superio che è il censore dell'io. Cosa c'è all'interno del superio? Ci sono la cultura e magari i valori che sono stati insegnati dalla famiglia. Questi valori in molti casi vanno a superare anche la tua parte cosciente e la tua parte incosciente e prendono il sopravvento. Quindi che succede? Che le regole è come se noi avessimo un contesto sociale e ci fosse il censore dell'io, che è il superiore, che sono le regole, che vanno a prendere il sopravvento su quella che è la mia personalità e su quello lì che fa parte di me. E quindi questo porta a diventare asettici. Quindi senza una personalità ben definita, ben strutturata, ma si diventa quasi chirurgici. È come se noi creassimo una sala operatoria dove le emozioni, le cose, conta solamente la performance e le regole per arrivare al successo di questa cosa. E allo stesso tempo la persona che è carcerata prenderà queste regole, in più c'è un rinforzo di queste regole che dipendono dal carceriere. Quindi da una parte ci sarà la soddisfazione data dal fatto che le regole sono state seguite e che io mi sento bene perché sono riuscito a farle seguire. Dall'altra ci sarà un rinforzo che dice: queste regole sono vere, se io mi ribello è giusto che io paghi, e quindi divento piatto. Il fatto che succeda molto spesso anche nelle guerre, no? I militari che entrano, avete visto, stuprano, seviziano, distruggano le persone per mero divertimento. Quindi va oltre la conquista e gli ordini militari che ti vengono dati, ma è arrivato il momento di entrare, di
mettersi in campo e di fare determinate cose che per il puro divertimento di se stessi, perché io potrei perdere la mia vita da un momento all'altro, perché ho soggettato, perché le mie regole mi impongono di diventare un carceriere sempre più forte, perché quelle persone sono cattive e meritano questa cosa. Professor Zimbardo è stato a lungo criticato. Per alcuni si è trattato di una messa in scena organizzata. Per altri, invece, sarebbe lo stesso professore che, attraverso istruzioni date ai ragazzi, li avrebbe spinti a quel determinato comportamento. Noi ovviamente non sappiamo se il professore abbia influenzato o alterato deliberatamente il risultato dell'esperimento, ma ci ha offerto sicuramente un importante spunto di analisi e riflessione, e forse ha fatto luce su quella parte oscura che alberga in ognuno di noi. Ragazzi, non la trovate inquietante una cosa del genere? Io, quando lo feci all'università, che lo feci in una maniera più approfondita, ce lo siamo visto quasi tutte le riprese a disposizione, e disposizione fa paura, fa molta paura, anche perché indipendentemente dall'induzione da parte del professore, qualora fosse Zimbardo abbia indotto, ci può dimostrare, è un esperimento che ci dà tante informazioni lo stesso, fa paura allo stesso modo, perché vuol dire che una persona è talmente in gamba nel manipolare gli altri che può far diventare dei mostri alcuni esseri umani, che un pochino è quello che succede. Pensate a tutte le sette che stiamo facendo col crime, alle donne della famiglia di Manson che uccidono, a Jonestown tutti il suo esercito militare, all'esercito di Dio che si comporta in un certo modo, alle guerre, pensate a uno Stalin, a un Hitler, a un Mussolini. Abbiamo visto delle riprese originali, sì. A me ha lasciato un senso di oppressione, ma da molti spunti. Ciao Fines, sì. La cosa più paurosa è il tempo, cioè nel giro di pochi giorni è successo tutto questo, sì. La manipolazione è alla base della cattiveria. A me la cosa che fa paura è l'assenza di empatia, sono d'accordo. Manipolare è proprio il divertimento dei cattivi veri. In realtà non sempre sono persone cattive quelle che manipolano, eh? Ma la violenza dei carcerieri era indotta o spontanea? Una bella domanda, pensaci un attimo tu, secondo te era indotta o spontanea? Sì, è inquietante e molto interessante. Mi sembra assurdo il fatto che non abbiano potuto dire basta, tipo la safe word, o che erano così dentro l'esperimento già dopo 2 giorni, ma per il resto ok. Io ti dico che avere una cosa safe non avrebbe portato, avrebbe forse fatto deragliare ancora di più la veridicità di questo esperimento. C'è un lato positivo, io sto studiando l'uso di rinforzi positivi e negativi in ambito educativo e si riescono a fare interventi psicoeducativi in classe molto interessanti. Sì, sono d'accordo, Marla, ciao. Il rinforzo positivo, però sai qual è la cosa? Che a livello di intervento dare dei rinforzi è positivo, però utilizzare solo questa metodistica no, perché sennò altrimenti se si rompe questo copione può essere molto distruttivo. Se ci pensate, il rinforzo negativo non è una punizione, è un rinforzo negativo. Questa è una cosa che ci tenevano sempre a spiegarci i professori. Quando si parla di rinforzo negativo non è punire. Uno degli esperimenti che veniva fatto era con la Skinner Box, dove c'erano dei topini che giravano e che se cliccavano una levetta gli dava del cibo, se ne cliccavano altre gli dava la scossa, che non è una punizione, ma è farti capire che se fai quella cosa ti fa del male, quindi non è punirti, è rinforzare un comportamento piuttosto che un altro. Però se l'esperimento fosse portato avanti per troppo tempo, i topi utilizzerebbero talmente tanto quella levetta che si ingozzerebbero di cibo e avrebbero un effetto negativo allo stesso tempo, quindi va sempre molto filtrato. Però sì, sicuramente rinforzi positivi e negativi possono essere molto utili per l'introduzione di qualcosa. Allora, questo era l'esperimento di Stanford, spero vi sia piaciuto.